Il nostro lavoro e impegno non si esaurisce qui, ma continuerà con altre azioni di sensibilizzazione e conoscenza che porteremo di volta in volta con CGIL e CISL. Flex tax. Lo UIL siamo contrari per due motivi, uno di carattere ideologico e l'altro di carattere tecnico. Così come strutturato ci porta agevolmente a dire che la perdita del gettito non sia tra gli obiettivi dei riformatori. Senza scendere nei dettagli, la perdita del gettito percepibile del taglio prodotto nello scaglione da 15.000 a 28.000 di credito perde il 2%. Se poi consideriamo che quasi il 60% del gettito è fornito dal contribuente sottoposto alle quote del 38%, ci si rende conto della portata del mancato gettito. Gli attuali governatori sono consapevoli della mancata del portato gettito. Cosa intendono fare per colmare tale perdita? Aumentare il debito pubblico, contrarre la spesa pubblica, recuperarlo con l'applicazione dell'unica aliquota con l'aumento della base imponibile. L'aumento dell'indebitamento e la contrazione della spesa sono conseguenze che impattano sul vincolo comunitario e sulla politica sociale dei soggetti più deboli, che ricadono soprattutto sullo stato sociale più basso. È in sostanza una manovra che favorisce i lavoratori autonomi e le imprese, a parità di reddito un lavoratore dipendente, pagando l'IRPEF e le tasse che seguono, pagherebbe all'erario euro 9.400 all'anno, un lavoratore autonomo ne pagherebbe euro 5.250 all'anno. La UIL chiede al governo e al Parlamento di impegnarsi da subito ad operare una revisione dell'importo sui redditi, che si impronti ad una vera liquidità progressiva, riducendo la pressione fiscale che grava per tutti i redditi prodotti nel nostro Paese e che in parte cade sui lavoratori dipendenti e pensionati, che versano il 94% del gettito IRPEF. Il decreto sblocca cantieri non ci convince, dovrebbe far partire le opere pubbliche e di conseguenza quelle private, ma di fatto si rivela un bluff. Non vi è nessuna norma di accelerazione per utilizzare gli investimenti, in quanto non sono previsti strumenti per limitare i tempi di processi autorizzativi e burocratici. Le modifiche previste dal codice d'appalti, dal punto di vista della tempistica, non avranno un impatto immediato sulle opere oggi bloccate, in quanto interessano solamente i nuovi bandi di gara e, peggio ancora, non contengono un elenco di opere per un'effettiva e immediata cantierizzazione dei lavori. Lo sblocco cantieri, così come strutturato, non è altro che lo strumento per smantellare il codice dei contratti negli aspetti più essenziali, che sono la prevenzione, il contratto, la corruzione e la prestazione delle mafie nel sistema degli appalti pubblici. Per non farla troppo lunga, la UIL esprime un dissenso di preoccupazione per un Paese che rimane bloccato nello sviluppo e nella crescita, dove il solo risultato è quello di facilitare corruzione, illegalità, sfruttamento dei lavoratori. La UIL, oltre ad essere contraria al provvedimento adottato, lo contrasterà in tutte le sedi opportune. L'accesso al reddito di cittadinanza esclude di fatto i percettori di pensioni minime di assegno sociale, perché questo reddito annuale risulta oggi superiore. Il reddito di cittadinanza, che a detta del governo ha un duplice scopo: contrastare la povertà e garantire il diritto al lavoro. Ad oggi non ha raggiunto lo scopo. Noi UIL siamo dell'opinione che tale strumento possa innescare una vera e propria guerra tra poveri, tra lavoratori precari e lavoratori iscritti alle liste degli enti formativi al lavoro, che non hanno diritto al reddito di cittadinanza, tra chi cerca il lavoro e chi il lavoro ne fa meno, perché predilige la via dell'assistenzialismo. Riteniamo inoltre responsabile la sospensione dell'assegno di ricollocazione destinato ai disoccupati ordinari. Inoltre va detto che per la UIL è inaccettabile nei confronti dei cittadini stranieri e il criterio di accesso sia requisito di residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 consecutivi. Per la UIL è inaccettabile anche per il profilo di incostituzionalità, troppo vincolante nei confronti dei cittadini stranieri di iniquo verso l'intera platea di soggetti in condizioni di bisogno, a partire dagli emigrati in percorso di rientro dal nostro Paese. Come sindacato riteniamo necessario che si provveda ad adottare requisiti che non rientrano in un contrasto con le normative comunitarie che regolano le prestazioni dei singoli cittadini. Un provvedimento di contrasto alla povertà deve essere un provvedimento che deve concepire politiche attive di inclusione e non di esclusione. Va detto che la UIL considera il provvedimento 400 criterio per l'accesso alla pensione di lavoro utile ma non sufficiente a modificare la legge Fornero.
poiché non risolve del tutto la complessa situazione. Di fatto molti sono i lavoratori a non poter utilizzare questo strumento, per esempio i 6.000 soldati non vi rientreranno. Noi con CGIL e CISL chiediamo l'avvio di un percorso con il governo per discutere proposte in tale materia. Il sindacato ha già illustrato la controparte. Ribadisco che noi della UIL siamo per il taglio delle cosiddette pensioni d'oro. Riteniamo positivo, ma non sufficiente, che oggi per i lavoratori del pubblico impiego che hanno la possibilità di accedere con la 461,38 di contributi potranno percepire il TFR non dovendo attendere dei 3-5 anni, ma percepirlo da subito entro la quota dei 30.000. E comunque è necessario un tavolo di confronto con il governo, con il CGIL e CISL e UIL, in cui si avvia un vero processo di riforma del sistema pensionistico e che una volta per tutti separi in netto la previdenza dell'assistenza, riconoscendo adeguatamente il valore delle pensioni da lavoro. Per noi UIL un criterio rinunciabile è quello di maturare la pensione con i 41 anni di contributi senza limiti di età. Positivo è il percorso avviato con CGIL e CISL locali, nel quale si è raggiunto un'intesa sul web con la maggior parte delle controparti datoriali di aziende pubbliche e alcuni comuni. Strumento che mette nelle condizioni i lavoratori del settore privato di scegliere di destinare tutto parte del salario di produttività per mezzo di un accordo sindacale di secondo livello, relativamente all'acquisto di pacchetti di servizi sanitari e servizi da famiglia in alternativa al buono speso. Con CGIL e CISL continueremo un percorso di obiettivi unitari per soddisfare al meglio le necessità che giorno per giorno nascono sul territorio. Concludo ribadendo che è determinante concludere il percorso di costituzione dello Stato d'Europa. Questo non può prescindere dalla rinuncia della sovranità in ogni singolo Stato componente. Buon primo maggio, viva il lavoro, viva tutti i lavoratori. Grazie. Grazie Stefano. Adesso per l'ultima parte della nostra festa, ancora un po' di musica, Jovica Jovic e suo figlio. Grazie. Thank you.
Jović, buon primo maggio, buona festa del lavoro a tutti, grazie.